Amici telespettatori, ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione di CTS Notizie. Partiamo subito con il caso dei PIP, riceveva il sussidio proprio da ex PIP da parte della regione, ma il suo reddito ISEE era 150 volte tanto, per non parlare del patrimonio milionario di cui disponeva, l'incredibile caso scoperto dalla regione di uno dei super precari di Emergenza Palermo, che però non rappresenterebbe un caso isolato. Sentiamo. PIP milionario con sussidio da 832 euro al mese. Non smette di far discutere il caso, smascherato dal Dipartimento Lavoro della Regione, del precario ex PIP, che di precario aveva però solo il titolo. È stato scoperto come questo individuo anonimo ricevesse non solo gli 832 euro di sussidio, esattamente come gli altri 3.000 colleghi del vecchio bacino di Emergenza Palermo, ma anche un reddito ISEE accertato di 150.000 euro e un patrimonio di addirittura 1,2 milioni di euro. Una vicenda incredibile, secondo il presidente della regione Crocetta, che non più tardi di un anno fa revocò tutti i contratti degli ex PIP traghettati dall'allora governatore lombardo in social Trinacria, che dal 2010 costavano ben 36 milioni annui alle casse regionali. Ci furono anche 87 espulsioni da parte dell'attuale presidente siciliano, che attestò la presenza di beneficiari del sussidio in carcere per reati di mafia. Ma le indagini del Dipartimento Lavoro avrebbero già scavato più a fondo, scovando ben altri casi simili. Altri 80 ex PIP supererebbero di gran lunga, infatti, il reddito minimo di 21.000 euro per percepire il sussidio regionale. Alcuni, addirittura, sarebbero stati sorpresi, per così dire, con redditi superiori a 300.000 euro. Un ulteriore schiaffo nei confronti di quei reali precari dell'isola che sopravvivono solo grazie a quei 800 euro mensili, con famiglie anche molto ampie a carico. Tra loro anche ex detenuti in cerca di riscatto e dignità, impiegati in servizi di pulizia, in scuole e ospedali. Resta un vero mistero come questi super precari abbiano potuto vivacchiare indisturbati, ricevendo il sussidio per poi aggiungerlo al proprio portafoglio, già strapieno di denaro. Proseguiamo. La Sicilia a rischio default, un tema sempre d'attualità, una polemica con il centro dell'amministrazione Crocetta, riportata in auge dalle parole critiche pronunciate dal presidente di Confindustria Sicilia, Antonello Montante, che ieri aveva parlato di 30 anni di cattiva gestione, superabile attraverso un business plan di 4-5 punti, il cui fulcro sia il rilancio della produttività attraverso il sostegno alle imprese. Paccata la risposta del presidente della regione, che ha rassicurato come non ci sia alcun rischio default tecnicamente superato grazie al lavoro del governo, con le agenzie di rating a testimoniarlo dopo il passaggio dell'outlook siciliano da negativo a positivo. Il problema alle riprese economiche, ha risposto Crocetta,
Spiegando l'assenza di misure del genere in finanziaria bis, riceviamo sempre meno trasferimenti dallo Stato, che intanto incassa le tasse degli impiegati statali che lavorano in Sicilia. È evidente che ci sono molte cose da fare, ma possiamo dire che la situazione disastrosa che abbiamo ereditato dalle precedenti amministrazioni non c'è più. Queste le parole di Rosario Crocetta. E ha parlato invece di temi attuali quali il danno erariale riscontrato dalle precedenti amministrazioni regionali, le criticità occupazionali dell'isola, ma anche dei tanti mutamenti degli equilibri di governo. Ospite dei nostri studi per il programma Focus il neo segretario regionale del Partito Democratico Fausto Raciti ha ripercorso le condizioni dalle quali si è formato il governo Crocetta, non mancando di pungere l'attuale amministrazione sul tema della produttività. Ascoltiamo un breve estratto dell'intervista. Il cosiddetto centro-sinistra nella sua versione siciliana, parlo dell'aggregato Partito Democratico UDC guidato dal presidente Crocetta, vince in un contesto nel quale metà della popolazione della regione non va a votare, il centrodestra si divide, nasce il Movimento 5 Stelle. In altre parole, non ha il consenso maggioritario della società siciliana. Questo è il suo atto di nascita, l'elezione. Affrontare questo problema significa costruire consenso attorno all'azione della giunta, cioè porsi il problema di allargare e offrire respiro all'azione amministrativa. Per fare questo serve un rapporto sano con l'Aula, cioè con l'Assemblea regionale siciliana, serve un rapporto diverso con la società siciliana. I problemi che noi abbiamo davanti non sono problemi che si risolveranno pezzetto a pezzetto. Sono scontenti i sindacati, cerchiamo di capire come ammorbidire la loro posizione, sono scontenti i vescovi, cerchiamo di capire come ammorbidire quella posizione e via discorrendo. Si risolve se si dà l'idea di un progetto complessivo di governo che per noi deve ripartire dalla centralità assoluta del tema dello sviluppo e della programmazione economica. Se facciamo questo, l'azione per la legalità, l'azione antispreco ha un senso, ha anche un successo. Se resta solo l'azione di taglio, l'azione di lotta allo spreco, rischiamo di ritornare al passato, di essere costretti, chiusa questa stagione, a riassistere, diciamo, allo stesso film. Noi vorremmo che il Partito Democratico e la Giunta si aiutassero nel tentativo di rivoltare pagine. Sì, credo che la critica che è stata fatta da molti. L'intervista integrale al segretario regionale Raciti, ospite del programma Focus, potrete seguirla lunedì 17 marzo dalle 20 su CTS, canale 90 del digitale terrestre. Ci fermiamo adesso per una brevissima pausa
pubblicitare al nostro rientro la visita istituzionale di Pietro Grasso oggi a Palermo. State con noi. Il profumo della terra di Salemi, i sapori dei cibi della migliore tradizione siciliana, la freschezza dei prodotti utilizzati, l'attenzione per un amorevole servizio dedicato ai clienti, sono gli ingredienti basilari del rapporto tra la nostra cucina e i nostri ospiti. Sapori antichi e gusti moderni. Ristorante Le Botteghe del Sindaco, a Salemi, in via Giovanni Amendola 187, telefono 0924 64 921. Il caffè Lulè di Luigi Rampolla, in via Giacomo Cusmano 28 a Palermo, ha saputo riscoprire i sapori della tradizione nel suo nuovo ed elegante punto di ristorazione. Prodotti genuini, ampia scelta di dolci, biscotti, torte di tutti i tipi e per tutti i gusti, pasticcerie e rosticceria mignon, e non dimentichiamo a pranzo la gastronomia. Ogni giorno piatti espressi a prezzi anticrisi. Caffè Lulè, i migliori prezzi della città, eccellente qualità a prezzi giusti, per la gente giusta. Caffè Lulè, in via Giacomo Cusmano 28, a Palermo. MDS Serramenti, ditta leader in Sicilia nel settore serramenti e non solo. Infissi per interni ed esterni, porte per interni di diverse essenze e modelli, porte blindate a corazzatura top class, zanzariere orizzontali e verticali e cancellature di ogni genere. Tutti i prodotti di fabbrica sono personalizzabili secondo le esigenze dei clienti. Tutti coloro che ordineranno gli infissi alla MDS potranno usufruire di uno sconto speciale del 25% sulle porte per interno. MDS Serramenti. Chiedete un preventivo o una visita gratuita di un nostro responsabile. Bentornati in studio. Le condizioni economiche e politiche dell'isola, l'ennesimo cambio al governo nazionale, l'operato sin qui del neopresidente del Consiglio Matteo Renzi, questi alcuni dei punti toccati questa mattina dal presidente del Senato Pietro Grasso in visita a Palermo, a margine del terzo convegno nazionale alla scuola Nessuno è straniero, sulle nuove frontiere dell'integrazione e di convivenza a scuola e nelle città. Sentiamo. A scuola nessuno è straniero. E questo è il titolo del convegno nazionale giunto alla sua terza edizione, nel corso del quale si è parlato di inclusione interculturale in classe e nelle città, delle nuove sfide di interazione vista attraverso i cambiamenti sociali e culturali e di cittadinanza, partendo dal presupposto che la scuola è al tempo stesso madre e figlia della società e delle comunità in cui educa. Il convegno, promosso anche dal Comune di Palermo, si è tenuto questa mattina all'interno dei cantieri culturali della ZISA ed ha visto gli interventi, tra gli altri, del Presidente del Senato Pietro Grasso e del Sindaco Luca Orlando. Penso che è assurdo che bambini, ragazzi che studiano, che sono nati in Italia, che si sono integrati, che
tifano per le nostre squadre di calcio, che si sentono, che hanno relazioni con tutto il mondo che sta loro attorno, possano non essere considerati cittadini italiani. Scuola nessuno è straniero, e questo vale particolarmente in una realtà come Palermo, dove la convivenza è molto forte, dove io amo ripetere che il cane, il gatto e il topo passeggiano assieme. Credo che un convegno come questo non poteva tenersi in un posto più adatto della città di Palermo, dove abbiamo mille difetti, ma non certamente il difetto del razzismo e dell'intolleranza. Con l'occasione il presidente Grasso, interpellato dai giornalisti, ha parlato anche delle nuove politiche del governo nazionale guidato da Matteo Renzi. Io penso a un Senato che possa qualificarsi in maniera specifica su alcune funzioni. E questo naturalmente dando alla Camera la possibilità di dare la fiducia e l'attuazione dei programmi del governo. Parliamo adesso di formazione professionale. Politici e dirigenti sono stati condannati dalla Corte dei Conti nell'ambito dell'inchiesta sugli extra budget pagati agli enti di formazione. I finanziamenti illeciti ammontano a circa 4 milioni di euro, tra i condannati anche l'ex governatore Raffaele Lombardi. Dettagli. Piovono condanne su assessori e dirigenti che si sono succeduti alla guida del ramo di amministrazione preposto alla formazione professionale. La Corte dei Conti infatti ha emesso le condanne nell'ambito del processo che ha appurato l'esistenza di un danno erariale per 4 milioni di euro per gli extra budget, ovvero integrazioni finanziarie, concessi a diversi enti di formazione siciliani. Il danno di maggiore entità viene contestato a Patrizia Monterosso, segretario generale della regione, che dovrà risarcire quasi 1.300.000 euro. Condannato anche l'ex presidente della regione Raffaele Lombardo per 220.000 euro e gli ex assessori Santi Formica dovrà restituire 379.000 euro, Carmelo Incardona che dovrà restituire 830.000 euro e Luigi Gentile per 224.000 euro. Tre condannati anche Alessandra Russo per 378.000 euro, Maria Carmela Di Bartolo per 474.000 euro, Salvatore Di Francesca per 108.000 euro e Nino Emanuele, a cui viene contestato un danno di 365.000 euro. Tutti saranno tenuti anche a pagare le spese legali. La Corte dei Conti ha invece assolto dall'accusa di danno erariale la dirigente Loredana Esposito per mancanza di colpa grave o dolo, avendo agito per disposizione di legge in base al bando e in base a una prassi consolidata negli anni sulle integrazioni nel settore della formazione. I fondi infatti sarebbero stati interamente recuperati attraverso il sistema della compensazione, attenuanti che non hanno ottenuto invece gli altri indagati, che saranno dunque chiamati a risarcire il danno per intero con la Corte che ha dato ragione alla Procura. La pagina di cronaca è di un morto e due feriti. Il bilancio di un incidente avvenuto questa mattina
mattina poco prima delle 7 in via Ballatelle a Paternò, in provincia di Catania. La vittima è un turbino di 51 anni che si trova a bordo di una moto Ape schiantatasi contro un'auto. Il violento impatto ha causato la rottura del serbatoio di benzina del camioncino, che ha poi preso fuoco. Sul posto sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco del comando provinciale di Catania. Sono ricoverati all'ospedale Cannizzaro di Catania per lesioni riportate a causa dell'incendio del mezzo. Un collega della vittima è il conducente dell'auto. È un incendio divampato all'interno del suo appartamento a Marsala, mettendo in grave pericolo la vita dell'anziana inquilina, che però è stata salvata teoricamente dalla segnalazione di un vicino e dall'intervento pronto dei vigili del fuoco. Sentiamo. Dovrà ringraziare il suo vicino di casa e i vigili del fuoco tempestivamente intervenuti, un'anziana signora marsalese che è stata salvata dalle fiamme che si sono sprigionate all'interno della sua abitazione a causa di un cortocircuito. L'episodio è avvenuto nel pomeriggio di ieri in via Giulia Bianca Modei, a due passi da piazza Matteotti. La donna, che si trovava in un'altra stanza, probabilmente con la porta chiusa, non si era accorta dell'incendio che nel frattempo si era sviluppato in un'altra area della casa. Fortunatamente per lei, un vicino ha notato del fumo provenire dall'abitazione e ha subito allertato il 115. Subito gli uomini del distaccamento di Corso Calata Fimi in servizio si sono recati sul posto, hanno liberato la donna, che si trovava sola all'interno dell'abitazione interessata dall'incendio, e hanno domato le fiamme. Tempestivo anche l'intervento del personale del 118, che dopo aver prestato i primi soccorsi alla signora che aveva inalato del fumo sprigionato dal rogo, per precauzione l'hanno trasportata al vicino pronto soccorso, l'ospedale Paolo Borsellino. Nessun danno significativo alla casa dove è avvenuto il cortocircuito, solo pareti e tetti anneriti. E un altro incendio, stavolta di vaste proporzioni, si è sviluppato questa mattina all'interno della raffineria Eni di Gela. Le fiamme sono divampate nell'impianto cooking 1 dello stabilimento. Un denso fumo nero, visibile a chilometri di distanza, ha oscurato il cielo del petrolchimico. Nella raffineria è subito scattato il piano d'emergenza con l'intervento dei vigili del fuoco aziendali ed esterni, che hanno domato il rogo e stanno adesso indagando sulle cause. Non si registrano attualmente feriti. Voltiamo pagina ai piccoli e medi imprenditori. Palermitani non sarebbe neanche più concesso a porre fiori o vasi davanti al proprio negozio, pena la chiusura coatta dell'esercizio. È guerra senza quartiere da parte dell'amministrazione comunale, che dopo i gazebo adesso mette al bando anche delle semplici piante sui marciapiedi. Obbligati a chiudere per aver sistemato delle piante o a posto degli scivoli nel tentativo di aiutare i clienti disabili o semplicemente abbellire di quel poco il marciapiede antistante la propria attività commerciale. A Palermo fare impresa sembra essere diventato affare impossibile, ma stavolta estorsioni o intimidazioni criminali non c'entrano.
lunedì oltre 100 negozi del capoluogo rischiano di chiudere per una settimana per effetto delle tante ordinanze sanzionatorie emanate dal comune di Palermo. La lotta ai gazebo, sedie e tavoli sembra adesso essersi allargata anche ad alcune semplici piante. Tutto per un'interpretazione forse eccessivamente letterale dell'articolo 20 del codice della strada, che ad ogni modo prevede sì una multa pecuniaria una volta testata l'occupazione abusiva del suolo pubblico, ma non l'obbligatoria chiusura dei locali, che invece resta a discrezione del sindaco. Ecco perché proprio il primo cittadino palermitano, Luca Orlando, potrebbe placare l'ira dei commercianti con un'ordinanza che revochi la chiusura in alcuni casi. Sanzione che potrebbe invece ricadere nei casi di recidiva. Nella bufera è tornato l'assessore alle attività produttive, Marco Di Marco, il cui assordante silenzio sulla vicenda ormai non sorprende neanche più esercenti né consiglieri comunali. Tanto da costringere il consigliere PD, Fabrizio Ferrara, a chiedersi se ogni tanto Di Marco si ricordi del suo ruolo di amministratore. Voltiamo pagina, si chiama Marcello Lascale ed è stato diffidato dal comune di Agrigento colpevole del suo eccessivo senso civico. L'incredibile storia del 57enne agrigentino ostacolato perché tentava di ripulire un prato di proprietà del comune. Guardate. È un agrigentino atipico, uno che ha cancellato dal suo dizionario le parole rassegnazione ed ignavia. È Marcello Lascala, figlio di Raffaele, uno dei più grandi carradori di Sicilia, che da qualche tempo ha deciso di scendere in campo a favore di Agrigento, non a parole ma con i fatti. Lunedì scorso è rimasto deluso per l'assenza della città alla marcia di protesta a seguito del crollo del viale della Vittoria. Oggi è indignato per la decisione del comune di diffidarlo per aver bonificato il verde di Villa Lizzi. Ma